Oggi, il 7 novembre, il paese di Filippi sta rioccupato. Nonostante le cose intimidazioni e la forte repressione da parte delle forze dell'ordine. Ciò nonostante, però, il De Filippis non ha passato la testa. Infatti, anche stamani abbiamo ribadito durante l'assemblea i motivi per cui siamo qui a lottare, ancora qui fermi nella nostra posizione e ancora contenti della lotta che stiamo portando avanti. Nel pomeriggio di mercoledì le forze dell'ordine sono entrate a scuola minacciando di prendere nominativi e volti dei ragazzi che si sono rifiutati, coprendosi il volto, rifiutando di parlare. Il presso dei Filippi è in occupazione dal lunedì 24 novembre per i problemi che abbiamo già più di una volta detto. Ora, a seguito della denuncia esposta dalla preside nei confronti di tutti i ragazzi, mercoledì sera sono intervenute alcune le forze dell'ordine, sono entrate nell'edificio per farci sgomberare. Questo sgombero è stato fatto dopo che le forze dell'ordine comunque hanno assunto un atteggiamento intimidatore nei confronti dei ragazzi, strattonando alcune ragazzine anche di prima, le quali comunque hanno mostrato terrore. Ieri si è continuato comunque ad occupare, la situazione è stata molto più tranquilla anche grazie all'appoggio della preside che ha ritirato questa denuncia. Abbiamo riuscito ad avere una mediazione, ovvero quella di lasciare la scuola entro le 22 della stessa sera. Giovedì mattina i ragazzi ci siamo riuniti davanti a scuola e abbiamo deciso di occupare di nuovo, perché i ragazzi sono convinti che nessuno, né la preside né le forze dell'ordine, possono bloccare questa lotta che noi stiamo portando avanti ormai da lunedì. I ragazzi non si sono stancati, non hanno paura, si sono trovati ad affrontare una situazione molto grave dal punto di vista psicologico, perché molti di loro erano di prima, di seconda e l'hanno saputo affrontare. Ora siamo arrivati a venerdì, stiamo svolgendo i laboratori e non abbiamo più paura di niente. Speriamo che le altre scuole di Cava si attivino in modo tale che questa protesta non parta solo da noi, ma che coinvolga tutti e tutti gli studenti, tutte le istituzioni cavesi. Nonostante tutto, siamo qui ancora a ribadire i nostri motivi, a ribadire che abbiamo una scuola che versa in condizioni fatiscenti, che ci opponiamo al Jobs Act, ci opponiamo allo Sblocca Italia e ci opponiamo soprattutto alla buona scuola di Renzi Giannini. In conclusione, noi ci auguriamo l'appoggio delle altre scuole cavesi, le quali occuperanno nei prossimi giorni per ribadire il dissenso che la totalità degli studenti prova nei confronti del governo Renzi. Noi occupiamo al fine di garantire per noi stessi il diritto allo studio dalle riforme che ci profilano. La preside, le istituzioni e il governo hanno il dovere di garantire agli studenti i mezzi necessari affinché il nostro diritto allo studio non venga leso dalle continue riforme e dai tagli economici fatti alla sanità, ai trasporti e alle istituzioni scolastiche, per invece finanziare imprenditori e padroni attraverso la privatizzazione delle scuole.